AC Milan 3, Lecce 0. Altra vittoria in scioltezza, altra vittoria in nonchalance, quinta vittoria consecutiva in campionato, settima vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Europea, nelle ultime 21 di partite disputate tra campionato e Coppa Europea, 16 vittorie, 16 vittorie, 16 vittorie. Tre pareggi, due sconfitte, una delle quali in influente a Rennes con due calci di rigore contro e l'altra a Monza con un calcio di rigore contro. Partita tutta da spiegare e analizzare, ma non alla maggior parte di voi. Continuiamo a vincere, continuiamo a fare 3-4 gol a partita, tra l'altro ho preso anche schedina con multigol 1-3. Tra l'altro, cosa importantissima, avevo chiesto di fermarci a 3 e ci siamo fermati a 3. E ci siamo fermati a 3. Ciao. Siamo fluidi, siamo leggiadri, siamo frizzanti, siamo in forma, abbiamo gamba, abbiamo testa, di conseguenza abbiamo gamba e abbiamo tutto il resto. Andiamo con una facilità impressionante in area di rigore avversaria, facciamo gol passeggiando, oramai sono più e più partite. Quando tutto va male facciamo due gol, quando tutto va male in casa, in trasferta. I terzini che mi vengono dentro il campo così i nostri esterni alti hanno più spazio e possono puntare gli terzini avversari creando più pericolosità. Infatti a Firenze Leao e Ciucquese hanno fatto impazzire tutta la viola. E oggi anche Leao, altro gol di Leao e Ciucquese assist sul primo gol. Tredicesimo gol di Pulisic in stagione, non ha mai fatto una carriera così prolifica. Oggi abbiamo giocato senza Loftus-Cheek. Poi il Lecce è rimasto in 10 perché Christovic ha alzato troppo la gamba su Ciucquese alla fine del 45esimo del primo tempo. Fatto sta che siamo belli da vedere, creiamo gioco. Negli 11 titolari in Italia nessuno c'è superiore. Lo dicevo a luglio 2023, lo dicevo ad agosto 2023, ho detto per tutta la stagione e continuerò a ripeterlo all'infinito. Chi ha deciso di mettere i terzini dentro il campo e di lasciare più spazio? E di lasciare più spazio ai nostri esterni nell'uno contro uno? Chi l'ha deciso questo? A Firenze, con la Fiorentina che ti viene a prendere a uomo a tutto campo, non gli abbiamo fatto capire niente alla viola. Oggi di nuovo ai salentini. Oggi di nuovo ai salentini con l'Atalanta. Avevamo fatto la stessa cosa con l'Atalanta. Anche se i contadini poi stanno usufruendo di un calcio di rigore che esiste solo per loro. Questo è l'AC Milan. Vinciamo sempre, quasi sempre, da quando abbiamo recuperato i giocatori. Subiamo meno gol da quando è tornato Bennacer. Da gennaio 2024 in poi siamo la squadra in Italia che ha subito meno tiri in porta da parte degli avversari e meno occasioni da gol da parte degli avversari. Guarda a casa da quando è tornato il nostro play titolare che si chiama Ismail Bennacer, che gioca Loftus, che gioca Dri. Non cambia poco niente oramai. Questa squadra è collaudata, questa squadra ha carattere, ha testa, sa stare in partita anche e soprattutto quando le cose non girano bene, quando ci sono i momenti di down, quando ci sono i momenti dove ci sono più difficoltà. Restiamo sempre in partita durante l'arco di tutto il match. In questi anni nessuno ha fatto quello che abbiamo fatto noi e continuiamo a rendere, non tradiamo mai dal punto di vista mentale, non tradiamo mai dal punto di vista dei risultati, quasi mai. Questo allenatore ha la terza media punti di tutta la nostra storia e continuate a ragliare.
continuate a ragionare. Questo allenatore ottiene risultati senza far battere nei gol in campo. Siamo ancora secondi in classifica, con i quarti di Europa League da giocare. Vediamo chi canterà a maggio. Informatevi bene su Giuseppe Chinè, cosa sta facendo e cosa farà. Informatevi bene sul procuratore Giuseppe Chinè. Informatevi molto bene se siete capaci di leggere e scrivere. Ovviamente questo è riferito a una parte di quelli che ascoltano questo video, perché poi c'è un'altra sezione di persone che guarda questo video che di cervello ne ha neanche tanto, ma la maggior parte. 3-0 con Lecce, tutti a casa, zitti e muti, anche oggi mi è andata male, tornate a ragliare, chiudete il recinto e andate a Danda. 3-0. Benvenuto Antonio a casa mia. Forza Milan! 3-0, hai portato bene, torni in Sardegna felice, magari verrò a trovarti in Sardegna, nella bellissima Sardegna. Quando vuoi. Nella bella Alghero ti verrò a trovare appena possibile, spero il prima, spero molto in fretta. 3-0, sembrava il 3-0 del 28 settembre 2003 quando vincemmo con doppietta di Shevchenko e gol di Thomas. In quella stagione vincemmo lo scudetto, in questa stagione, anche se avessimo avuto 38 partite, non ce l'avrebbero consegnato lo scudetto, ma poi a giugno faremo bene i conti con tutti. Continuiamo a lasciar parlare l'inutilità, i ragliatori, e noi continuiamo a fare punti, a vincere le partite che contano, e giovedì sarà un'altra battaglia. Buon ritorno in Sardegna. Forza Milan. Dipingi la Sardegna di rosso-nero. Sempre. E ci vediamo quando vuoi. Ciao.